È un concerto, come lo definiamo noi, afro-meridionale. Bellissimo. Giuseppe Telesforo, ciao Giuseppe, come stai? Bello Abbastanza bene. risentirti. Se non sbaglio, l'ultima volta ci siamo sentiti per presentare Il Mondo in Testa. E Sì. parlavamo del lockdown, del difficile periodo che abbiamo vissuto. Invece, finalmente è partito il tour. Avevi, insomma, annunciato tempo fa, però finalmente sei riuscito a farlo. Sì. Impossible Tour è bellissimo come titolo. Sì, perché pensavamo fosse veramente impossible, perché oramai continuavamo a rimandare i concerti da una stagione all'altra, e finché a marzo di quest'anno, quando mi sono sentito con i ragazzi, con i musicisti, ci siamo detti: ma sarà possibile quest'estate andare a fare i concerti? Ma sarà impossibile forse. E qui ho detto: guarda, è proprio un impossible tour. E invece poi alla fine ci hanno dato la possibilità, anche con un nuovo protocollo, per quanto più complesso, di poter fare la nostra attività, a noi musicisti e a tutto il comparto della musica. E quindi quest'estate abbiamo fatto tantissime date in posti anche bellissimi, abbiamo ripreso a viaggiare, a scoprire la bellezza del nostro paese, la bellezza, il piacere di stare insieme, di condividere gioia e momenti all'aperto, ecco, che Oh, ci mancavano bene. tantissimo. Quindi abbiamo fatto 30 concerti e adesso ricominciamo con queste due date baresi, una a Mola di Bari al Canonico e l'altra allo Sheraton per questa rassegna diretta da Roberto Ottaviano domenica 19. Salutiamo, approfittiamo per salutarlo. Certo. A livello proprio di performance, ecco, quello che mi aveva colpito del disco era la sua, utilizzo il termine, ecco, multietnicità, no? Dei suoni, Sì. delle influenze. Ecco, dal vivo cosa porti? Beh, dal vivo più o meno il concept è quello, anche se per le performance dal vivo non ci siamo limitati a proporre i brani del Mondo in Testa, anche perché per portare quel tipo di repertorio bisognava mettere su una band estesa e un album di una certa complessità, per quanto Immagino. godibile all'ascolto. E invece, per agevolare anche il management con i costi e l'organizzazione logistica, abbiamo deciso di girare con un assetto classico in quartetto, però la cosa forte è che è un quartetto stellare, perché ho la possibilità di girare con Dario De Ida, che oggi è considerato il miglior bassista elettrico al mondo in senso assoluto, Domenico Sanna, che è uno dei migliori pianisti in circolazione, e questo giovane talento alla batteria che è Michele Santoleri. Quindi è un organico rodato con il quale riusciamo a suonare di tutto. Quindi abbiamo tirato giù un repertorio che prevede un po' brani tratti da varie epoche discografiche. Li abbiamo rivisitati i brani e li portiamo in concerto. E quindi ci sono brani anche che mi porto dietro da tanti anni, che però il pubblico e gli amici che vengono a trovarci vogliono ascoltare. E comunque è un concerto, credo, divertente, particolarmente ritmico, pieno di musica, arrangiamenti serrati, tutto molto, molto curato anche nel suono. Insomma, è un concerto, come lo definiamo noi, afro-meridionale. Bellissimo, Perché bellissimo. afro-meridionale è perfetto per noi, che abbiamo origini pugliesi e siamo tutti del sud. Quindi. Tra l'altro tu hai un ottimo rapporto con il pubblico, poi grazie anche alla tua esperienza, no? Tra radio e televisione, a parte la musica, c'è anche proprio un rapporto diretto, no? Con chi, ti sta di fronte. Ma io credo di aver appreso una scuola dello spettacolo universale, ecco, in qualche modo. Insomma, a parte il fatto di aver fatto tanta televisione
di fare radio come te e quindi di avere la facilità nella comunicazione. Però credo che quando poi si propone musica dal vivo c'è anche bisogno di raccontarla prima di suonarla, perché certe cose vanno raccontate al pubblico. E credo che l'obiettivo per noi non sia quello di finire il concerto e di farci dire ah, come sono bravi, che talento, che grande musica. Secondo me l'obiettivo adesso, dopo tanti anni, faccio questo lavoro ormai da più di 40 anni, pensa che ho calcolato già che ho 41 anni di contributi versati, quindi sono quasi prossimo alla pensione. E l'obiettivo è quello di divertirlo il pubblico, di farlo emozionare, di farlo partecipare. Ed è quello che vogliamo fare con la nostra musica. Ecco, Gisella, prima di salutarti, vogliamo ricordare le due date? Sì, dunque, il 18 è sabato, il 18 siamo al Canonico di Mola di Bari, dove c'è anche la possibilità di cenare. E tra l'altro Brunetti mi ha anche chiamato, mi ha detto cosa volete mangiare? Pesce? Ho detto ma figurati, veniamo in Puglia, certo. il pesce come facciamo a dire di no? E poi il giorno dopo siamo al Nikolaus, lo Sheraton a Bari, per questa rassegna diretta da Roberto Ottaviano, quindi due concerti che mi auguro saranno apprezzati dal pubblico barese. Tra l'altro manchiamo da Bari da diverso tempo, da un po' di anni, quindi sarà bello incontrare amici, musicisti e anche qualche parente che verrà a trovarci. Perfetto, Gigi, io ti ringrazio, buon lavoro, a presto. Grazie a te Carlo, buona giornata e buon lavoro.